Boccaccio, Gallosi, Gandolfini, Milizani, Frisolaro, Zeraschi, Calabuti, Montremoli, Tambini, Conti, presente. Okay. In apertura, come l'altra volta, se avete già dei vostri interventi integrali, me li consegnate e poi li adeguo al verbale. Cioè, io come al solito redigo in accordo col segretario generale sia un verbale sintetico, però il verbale sintetico, per essere preciso, se avete già gli interventi li adeguo per una completezza, perché poi dopo magari una persona scrive un termine, il consigliere giustamente ne ha detto un altro, e quindi così il verbale completo. Altrimenti, se li volete poi scrivere, me li potete mandare entro 7 giorni, tempo di redigere il verbale. Poi metterò agli atti anche il verbale audiovisivo. Allora, lettura verbali della seduta precedente del 25/2020. Posso delle delibere che sono all'interno del verbale. Allora, dimissioni del consigliere signor Borella Marco, surroga e provvedimenti connessi. Delibera 1/2020, delibera 2/2020, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 30/11/2019 e del 28/12/2019, delibera 3 comunicazioni, mozioni e interrogazioni, delibera 4 approvazione al regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza con sistemi d'uso al comune di Bardi, delibera 5 approvazione al regolamento per l'organizzazione e funzionamento del SUA e SUA. Delibera 6, approvazione schema di convenzione di durata triennale tra enti territoriali della provincia di Parma per la gestione del sistema bibliotecario parmense anni 2020-2021-2022. Delibera 7, approvazione piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2020-2022. Delibera 8, ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare con strumentale l'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Delibera 9, approvazione del regolamento nuova IMU ai sensi legge 160/2019. Delibera 10, nuova IMU, determinazione aliquote per l'anno 2020. Delibera 11, determinazione in merito alle tariffe e servizio rifiuti anno 2020. Delibera 12, approvazione bilancio di previsione 2020-2022, esame ed approvazione. Delibera 13, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 33 del 9/4/2020 di variazioni dell'urgenza numero 1 al bilancio provvisorio 2020-2022, contestuale variazione di cassa al PEG annualità 2020. Delibera 14, variazione numero 2 al bilancio di previsione anno 2020-2022 e conseguente variazione al giugno 2020-2022. Delibera 15, rinegoziazione mutui, cassa depositi e prestiti, circolare numero 1300/2020 provvedimenti. Favorevoli? Ok. Immediata esecutività? Ok. Punto numero 2. Comunicazione, mozione e interrogazione. Non credo che sia doveroso rispondere alle interrogazioni che sono state fatte dal Consiglio Presidente dei due consiglieri di minoranza. Allora, signori consiglieri, controlliamoli il punto. Rispondo ad entrambi alla vostra richiesta di dimissioni del sottoscritto durante il precedente Consiglio, motivando il vostro dire che questa amministrazione si sta prendendo gioco delle istituzioni. E come detto dal consigliere Conti, in un comunicato riportato da RTA, Bardi e i bardigiani non hanno bisogno né di chiacchiere né di falsità. Ma le cose non stanno così. Voi avete strumentalizzato a vostro comodo dati e situazioni come vi posso dimostrare. Riguardo il conto del personale, lei consigliere Conti, pubblicando sul proprio profilo Facebook i dati del costo del personale del comune di Bardi, e non capisco come abbia potuto dire che il costo sia aumentato, anche perché lei ha pubblicato questo foglio e in questo foglio è ben visibile i dati. Stanziamento assestato del 2019 669.000 euro, incidenza su spesa corrente 28%. L'incidenza sulla spesa corrente è un dato statistico. Stanziamento previsione 2020 662.000 euro, esattamente 7.000 euro circa in meno.
ma già questo nel 2018 invece il costo del personale erano 638.000 euro. È anche vero che nel 2019 sono stati caricati due persone in più, una in sostituzione ma una per 6 mesi in più rispetto ai costi precedenti. Va anche detto che questi 669 sono stati impiegati per 651.000, che è l'impiego. Vedremo l'impiego che andremo a fare noi nel 2020. Però è anche vero che questi 651.000 euro vanno aggiunti 7.000 euro di somministrazione, che in quel dato non ci sono, 5.000 euro che sono la quota 2019 del funzionario che è venuto qua dal comune di Fornovo e l'Alta Zaffra, e 7.325 euro del comando della Marrazzi, che sommati ai 651 fanno un totale di 670.000 euro contro i nostri 660.000. Io credo che i conti vanno fatti con gli euro e non con i percentuali. Forse il consigliere Conti pensava che i cittadini non sappiano leggere e credono certamente alle sue parole. Riguardo alle accuse di aver revocato le nomine, cioè proprio è privo di infondatezza, e vi dico il perché. Allora, per quanto si attiene al conferimento, con la deliberazione di giunta numero 1 del 4 gennaio del 2020, dalla responsabilità viene data la responsabilità dell'area tecnica e tecnico nutritivo all'assessore competente per materia architetto Miliciani e dell'area servizi generali in capo al sindaco. Si ribadisce la legittimità del provvedimento per le ragioni tutte nello stesso espresso. Innanzitutto perché ai sensi dell'articolo 20 bis del regolamento comunale, in deroga al principio di separazione dei poteri, qualora esigenze di carattere organizzativo, ovvero di continuamento della spesa, di contingentamento della spesa, lo richiedono, è possibile attribuire ai componenti l'organo esecutivo, sindaco compreso, la responsabilità degli uffici e dei servizi. Evidenti sono al riguardo le ragioni del risparmio di spesa, in quanto i conferimenti di incarichi di posizioni organizzative a membri della giunta avvengono sempre a titolo gratuito e il relativo contenimento di spesa deve essere ogni anno documentato ai sensi di legge in sede di approvazione di bilancio. Inoltre, in quanto l'organo comunale competente a nominare, nonché a revocare il responsabile degli uffici e dei servizi, in particolare delle altre posizioni organizzative, per quest'ultimi, solo nei comuni privi di figure dirigenziali, ai sensi dagli effetti di cui dell'articolo 109.2, è sempre il sindaco che nomina e non delega detti poteri. In particolare, su detti poteri non competono istituzionalmente, ai sensi di ordinamento e di statuto locale, al segretario comunale, il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi e degli enti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, non essendogli affidati compiti di amministrazione attiva, limitandosi a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinare l'attività qualora non sia stato nominato un direttore generale. Solo in via vicaria e pertanto eccezionale, in caso di assenza del responsabile di area nonché del direttore generale, può esercitare gli adempimenti di competenza dirigenziale. È pur vero che il citato articolo 97 del 4 autorizza gli enti locali ad attribuire mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali funzioni aggiuntive al segretario comunale e che negli enti di minori dimensioni demografiche l'articolo 109 del TUE prevede espressamente che in assenza di figure dirigenziali
il sindaco possa conferire le funzioni di compiti di gestione indicati nell'articolo 107. Sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato. A riguardo però il contratto collettivo di lavoro integrativo dei segretari comunali del 22 dicembre 2003 introduce i concetti di temporaneità ed eccezionalità delle scelte organizzative di avvalersi del segretario comunale per lo svolgimento di funzioni gestionali, sottolineando che le stesse devono essere conferite in via prioritaria e quando ciò sia possibile ad altri soggetti. Eccezionale deve considerarsi il permanere del potere in capo al segretario, una volta cessato l'incarico di posizione organizzativa, per fine mandato del sindaco Pontremoli di rinnovare per ulteriori 3 anni gli incarichi di posizione organizzative che già comportavano comunque un sensibile impegno di spesa. Ne discende che non è sostenibile riportare di una non corretta revoca di un atto di tale portata, a fortiori corredandola ad un evento, l'esposto del giorno Tantonazzi nei confronti dell'assessore, ovvero presentato dal segretario comunale in data 18 gennaio 2020. Pertanto, ben 14 dopo l'assunzione delle delibera di giunta numero 41 del 4 gennaio del 2020, si segnala al riguardo come il geometra abbia usufruito di fermi permessi nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, in modo continuativo dal 27 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Detto ciò, la decisione che considero opportuna di conferire detta responsabilità all'assessore architetto Miliciani è inoppugnabile sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, il vantaggio economico in termini di risparmio di spesa è indiscutibile ed evidente per le ragioni già sopra riportate. In secondo luogo, l'assessore è soggetto ampiamente e professionalmente qualificato per reggere la posizione, per cui dal punto di vista tecnico l'attività del Comune non subisce pregiudizio alcuno. Da ultimo, il Comune ha potuto in ogni caso conseguire altresì il risultato di poter efficacemente operare, preservando l'organico dei dipendenti comunali. Si conclude sul punto che seppur l'incarico al dipendente citato nell'articolo sia stato conferito nel corso della gestione Pontremoli, l'impatto economico ad esso conseguente è, al contrario, quasi totalmente ricaduto sul bilancio predisposto dalla giunta attuale, approvato dal Consiglio. Pertanto l'amministrazione in carica ha fatto fronte ad un impegno economico contratto alla precedente amministrazione su cui deve necessariamente ricadere la responsabilità politica in merito a tale scelta. Pertanto, è dubbio il potere di nomina attribuito al segretario del precedente sindaco, in quanto tale incarico andava ad incidere sull'amministrazione che si sarebbe insediata. Pertanto, non si può quindi qualificare la delibera di giunta numero 1 del 4/01/2020 come atto illegittimo, atto di revoca di 2 PO, invalidamente prorogata da un organo incompetente.
riferitamente alla vicenda che coinvolge l'assessore all'urbanistica, posso affermare con un'assoluta onestà intellettuale che il fatto non sussiste. L'architetto Miniciani, prima di accettare la carica politica, ha rinunciato al pregresso in carico professionale con lettera datata 12 giugno 2019, proprio per evitare si creassero situazioni di incompatibilità con il ruolo che si apprestava a ricoprire. Di questo ne sono assolutamente certo, in quanto lo stesso assessore Miniciani, su mia esplicita richiesta, anche a seguito della segnalazione effettuata dall'ufficio comunale, mi ha mostrato tale lettera. Pertanto, la costruzione, così come fornita dalla consigliera Contremoli, non è affatto veritiera, in quanto non corrisponde alla realtà documentale dei fatti. Uno, perché la segnalazione fatta dal geometra citato da lei, consigliere Contremoli, è avvenuta il 18 gennaio, data successiva al 4 gennaio. È evidente il contrario, il funzionario non è stato rimosso, termine proprio da lei usato, come atto vendicativo. E invece evidente la malafede dimostrata da questa PEC, datata 23/7/2019, PEC protocollata al numero 5011 in data 23/7/2019, a firma del geometra Valerio Antoniazzi, poi dopo allegherò gli altri, indirizzata alla, per conto della signora Foglino Endola e indirizzata via PEC all'ingegnere Daniele Rampoldi. Pertanto l'architetto era già al corrente, il geometra era già al corrente in data 23/7 che stava seguendo la volta. A questo punto, scusate le conclusioni, ma credo che voi, consigliere Contrario, consigliere Conti, non meritiate il ruolo da voi ricoperto per la falsità e la strumentalizzazione dei fatti. E credo che dobbiate chiedere scusa ai cittadini di Bardi che non meritano di essere rappresentati in questo modo. E con questo vi taccio e cedo la parola all'architetto Luigi. Allora, io devo naturalmente chiamare in causa entrambi i due consiglieri di minoranza, perché a monte di tutto hanno leso la mia figura professionale e questo non è corretto. In particolare adesso parliamo, caro consigliere Conti, allora le strade ricoprono gran parte anche del suo mandato, la situazione si è aggravata nel tempo e noi abbiamo ricevuto in carico dalla precedente amministrazione una situazione che si è aggravata. Quindi non è tanto facile intervenire, perché un conto è chiudere qualche buca, un conto è chiudere buche in centro e voragini fuori il centro. Le rammento anche che non sono più disponibile alle sue aggressioni verbali che ha fatto davanti anche a testimoni tempo addietro in via Pietrocella. Sicuramente lei cercava uno scontro, ma io lo scontro con lei non lo ho. Non è meritevole di neanche avere uno scontro, perché se aveva qualcosa da dire veniva su in ufficio tecnico, non insultando il sottoscritto giù. Comunque lasciamo stare. Professionalmente lei non può denigrare nessuno. La perdita di bandi invece europei e nazionali sotto il suo mandato è evidente. Pertanto, a monte di questo, siccome lei dovrebbe essere una minoranza costruttiva e non distruttiva, mi associo al sindaco e chiedo le sue dimissioni.
consigliere Pontremoli, tolto il fatto che nel suo intervento lei ha discriminato l'appartenenza di nascita a livello nazionale, mia, del sindaco e di altri, le ricordo che noi siamo tutti italiani, quindi non esiste il bardigiano, esiste l'italiano, è inutile che faccia quello. Ma dai, stiamo parlando di razzismo. No, 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 io non sto parlando di razzismo, assolutamente. Lei è stata responsabile dell'ufficio tecnico e da quanto risultante non ha mai controllato la chiusura di pratiche che giacciono nell'ufficio del tecnico istruttore. Si è venuti a conoscenza di richiedenti anche defunti. Certo, giacenza del 2015 ad oggi. Ebbene sì, perché se lei avvia un procedimento, lei poi deve seguire il procedimento. Lei era il responsabile dell'ufficio tecnico, quindi deve essere a conoscenza. Come mai non ha controllato la chiusura? Perché io non sono competente in materia. Ah, non è competente. Ho ereditato una situazione. E appena la legge mi ha dato l'opportunità, io ho nominato un tecnico. Consigliere, possiamo lasciare finire però. Devi fare delle domande. La sua conoscenza in termini di urbanistica e di edilizia non traspare dagli atti da lei firmati. Lei l'ha affermato. Assolutamente, lo confermo. Non ha controllato come era suo dovere, essendo lei in capo all'ufficio preposto, la rotazione delle imprese in termini di ANAC. L'ANAC è l'ente preposto al controllo. Si è fidata del suo tecnico. Ecco, quindi non ha mai risposto alle richieste dei suoi concittadini in quanto lei ha delegato una persona senza delega. Ponte Vicanini, il suo geometra Antoniazzi, che lei difende, aveva iniziato l'appalto in periodo di siccità, con il rischio di creare un grave danno alla viabilità nonché all'incolumità delle persone. Lei forse dovrebbe, non lo so, probabilmente l'ha dichiarato lei adesso, per ricoprire un incarico del genere, conoscere più la sismica, conoscere la conservazione e il riuso, detto anche restauro, avere il testo unico in mano, il codice degli appalti, perché non si può uno fidare di un tecnico che a seconda di come viaggia decide che pratica far fare. Allora io le dico una cosa: su una pratica presentata tempo addietro ha voluto una relazione tecnica strutturata, portata il suo tecnico, ha detto ah, no, no, la metto via, tanto io non so niente. Notevole. C'è una relazione strutturale su una struttura sismica. Allora, e le dico di più, quando è stato presentato dal geometra Rampoldi il progetto strutturale riguardante quella persona, il committente che io ho, a cui ho rassegnato le dimissioni, il geometra non ha tenuto conto di alcune cose, tanto il fatto che ha scritto giustamente al progettista. Il progettista cosa dice? Dice infatti è anomalo che tu mi chieda prima la sismica di una pratica edilizia finita, però siccome hanno fatto una richiesta all'ente preposto al controllo in materia sismica, è saltato fuori che in casi come il nostro territorio in cui c'è un'urgenza, perché lì lei forse non lo sa, noi avevamo presentato tempo addietro, perché si parla del 2018, un rinforzo della strada, perché la strada di sotto alla chiesa, lei non so se è pratica di Rugarlo, sì. Allora c'è la chiesa, la strada che passa, una strada vicinale, sì. Una vecchia strada bianca. Cosa succede?
lo smottamento, purtroppo, il paese vallerino, lo smontamento ha rischiato di andare contro la casa. Allora, d'urgenza, cosa si fa? Si fa un progetto strutturale di contenimento della strada. Sono venuto su, ho parlato col tecnico, ah, a me cosa mi interessa? Come cosa ti interessa? Tanto il fatto che non ti chiediamo i contributi, l'hanno fatto spese loro, hanno fatto spese loro il ripristino di una cosa che era comunale, che doveva intervenire il comune. Gli mando il progetto strutturale e questo mi interessa, e mi fa, ma cosa me ne faccio di sta roba? E questa è serietà di un tecnico. Ecco, lei non lo sa, probabilmente non l'ha mai tenuta a corrente. Comunque le dico che la regione Emilia-Romagna, siccome quella storia di quella pratica nasce nel 2018 con un assenso paesista, loro, quando hanno visto la pratica, perché c'era un discorso di tenuta, cosa hanno fatto? Prima hanno chiesto la scia, poi hanno chiesto il PDC, poi di nuovo la scia, non si capiva più cosa volevano. Il problema è che ci sono pratiche che intervengono in maniera invasiva, quindi progetti che hanno una valenza invasiva nelle strutture, e va il PDC. Pratiche invece che riacquistano un pezzo di volume che erroneamente nel tempo era stato demolito, che vanno in scia. Allora, questo tecnico cosa fa? A seconda di come gli gira, chiede o lascio il PDC. No, non è così. Non è così, caro consigliere Pontremoli. La realtà dei fatti è applicare le norme come vanno applicate, cercando di capire dove si va a parare. Non si fa così. Cosa hanno fatto? Hanno chiesto, hanno interpellato l'ingegnere Diego Caruso, responsabile del servizio tecnico sismico, il quale gli ha detto, gli ha legato, gli è arrivato e dice la possibilità di acquistare il solo titolo abilitativo sismico e limitate i casi del tutto residuali di interventi strutturali disciplinati che rientrano anche in edilizia libera, per esempio opere temporanee o aventi rilevanza d'urgenza. In tal caso i titoli abilitativi in materia sismica dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dei lavori. Chiaro? Loro non lo sapevano e hanno scritto: ti confermo che non è possibile presentare istanza di autorizzazione deposito sismico senza aver prima avviato il procedimento edilizio. Certo, perché a seconda di come io pongo la domanda do una risposta. Tra parentesi affermo, siccome la proprietaria si era stancata di sta cosa, lei voleva vendere. Infatti non fu fatto più niente, anche se il geometra Antoniazzi fu visto girare dalle parti di Lugarlo, convinto che erano iniziati i lavori. Ma dico, ma mi prendete per cretino che io faccio iniziare i lavori, che non ho neanche più titolo? Questa è la gravità e questo è proprio un modo di operare cattivo. I nodi che io proprio non capisco, io sono qui, sono venuto qui, ho acquistato una casa come l'ha fatto il dottor Mani. Noi non ce ne frega niente dei vostri problemi, noi vogliamo cercare di sistemare le cose per il bene di Bardi, del territorio bardigiano. A me queste cose che viene fuori, vuol fare, tolto il fatto che ha fatto una cosa che è ignobile, perché lui lo sapeva, e tanto è quella pecca che è stata allegata, che ho anch'io, lui sapeva tutto e volutamente anche davanti a noi ci ha anche ricattati, perché questo è ancora più grave, come quella che si è messo in atto. È inutile che guardi il consigliere. Ma lei forse non si rende conto delle parole che sta dicendo? No, io sto pubblicamente. Dicendo, no, io le sto dicendo che volutamente. Mi ha appena detto che Valerio li ha ricattati. Vabbè,
Cioè, conferma quello che dice? Deve finire. Certo, ci mancherebbe. Comunque, il discorso di base è questo qui. Lei era, non era consapevole degli interventi urgenti in una valenza unica, come previsto dal codice. Però, tornando al discorso di quella, di questo, di questa denuncia, tanto il fatto che c'è un discorso di ferie, che anche il segretario non sapeva che lui aveva preso, che si autofermava, lei era tenuta come consigliere in carica al segreto d'ufficio sul contenuto degli atti da lei richiesti. Sì. Può denunciarmi domani mattina? No, ma tu, quella lei mi sta accusando. No, io non accuso nessuno, io le sto dicendo che lei era tenuta al segreto d'ufficio. Mi può denunciare? La pratica presentata nel 2019 aveva solo lo scopo di aiutare la successione tra professionisti. In ogni caso, le ripeto, e lo ripeto anche al caro consigliere di minoranza Conti, c'è proprio una delibera del Ministero dell'Interno, parere 28 dicembre 98, in cui si dichiara testuale: il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà. Io addirittura ho dato le dimissioni. Va bene? Va bene, sì. Ecco, se lei vuole andarselo a lei... No, abbiamo già chiesto le pratiche. Ecco. Con tutto quello che ha depositato la carta. La, per quanto affermata nella relazione fatta dall'Antoniazzi, non fa presente che in data 23/7/2017 richiedeva l'incremento. La copertura di ruolo senza titolo sia nel pubblico che nel privato. Allora, quando un dipendente ricopre un ruolo, ad esempio in questo caso come responsabile dei lavori, la legge prevede che deve avere un corso di 120 ore. Sia pubblico che privato non gli interessa. Il corso riguarda l'8108 e lui il corso non ce l'ha. Quindi lui ha ricoperto cariche, lei non dico che lei c'entra, ha ricoperto una carica di cui non aveva titolo. Quando si è autonominato responsabile o ruppo di determinati interventi. Questo glielo dico, non c'entra niente lei. È una cosa sua, è sul comune vecchio e su altre cose, perché andando a vedere dietro vedi tutto. Poi c'è il discorso delle ferie. Lui, quando era... No, no, lei mi faccia finire. Ma no, più che altro perché... Quando lui ha... Scusate, l'avete nominato voi... No, ma io ho nominato quello che ha scritto lui. Io non ho parlato di Valerio come persona, non è il luogo, il Consiglio Comunale. Perché vi informerò di un'altra cosa, di legge, che quando si parla di persone, il Consiglio Comunale dovrebbe essere a porte chiuse. In teoria andrebbe fatto a porte chiuse. A parte già l'altra volta, voglio dire, quando si parla di... Ma io sono stata autorizzata. No, no, ok. C'è stata una segnalazione, quindi direi di, per il momento di sospendere, diciamo, il dibattito su questo punto, diciamo, sulla persona, perché essendoci stata una segnalazione che è anche emersa nello scorso Consiglio Comunale, ci potrebbe essere, voglio dire, quindi in corso anche un'indagine di carattere penale, quindi sospendiamo il dibattito anche per la tutela delle persone. Vediamo. È questo che volevo dire, mi diciamo, tutto qua. No, cioè non era per tutelare tutti, tutto qua. Quindi io quello che vi dico è che voi dovete considerare il ruolo che io ricopro adesso come valore aggiunto, non come un valore che è di sé stante. Cioè dobbiamo cercare di sistemare le cose al meglio. Quindi il valore aggiunto viene dalla conoscenza, da cercare di fare le cose fatte in un certo modo, cercando di cooperare. Dico, se ci sono problemi come minoranza, voi dovete venire a chiedere, farvi parte attiva, non sempre tirar dietro i sassi. Comunque, a monte di questo, io niente,
mi taccio, non ho problemi, non voglio creare storie né niente, però vi chiedo le dimissioni, perché è una cosa che non troviamo corretta. Guarda, tutto lì. Per andare al mare. Posso rispondere? Grazie. Aspetta, perché no? Se vai per le storie. No, vuoi fare? Posso, puoi parlare questo? No, fai. Grazie. Allora, partiamo innanzitutto da quello che avete detto. Io delle persone di cui parlerò sono state autorizzate da lei stessa. Io non metto in dubbio la professionalità in quanto architetto dell'assessore Meliciani e non l'ho mai fatto, forse non sapete leggere, ma nella mia dichiarazione scritta che ho depositato è specificato, ho riportato fatti, punto. Se pensate che quello che ho scritto è errato o che voleva diffamare la vostra persona, mi potete denunciare domani mattina, che non è un problema. Primo punto. Secondo punto. Io, assessore, ha ragione, io dell'ufficio tecnico è assolutamente, lo dichiaro, non ero assolutamente competente a fare il responsabile. Nella mia amministrazione non c'era nessuna persona competente a fare il responsabile, ma purtroppo all'epoca non si potevano fare concorsi per assumere una figura di. I C non potevano essere nominati responsabili perché avevamo due D presenti all'interno del comune e io ho ereditato una situazione. Questo è. E io confermo che non ero assolutamente competente e mi sono fidata dei miei funzionari, di cui ribadisco la fiducia comunque. Altra cosa, io avrò tanto da imparare sulla parte tecnica dell'ufficio tecnico sicuramente, ma voi sulla parte politica tantissimo. Innanzitutto, quando io chiedo una risposta scritta, mi va data una risposta scritta. Questa cosa evidentemente non è stata capita o non continuate a non leggere il regolamento comunale. Perché già con Beppe, assolutamente già con Beppe, con consigliere Conti, quando mi ha chiesto risposta scritta per due volte, per ben due consigli, ancora adesso secondo me deve ricevere. Comunque, io una risposta scritta dovete darla a me, né sulla Gazzetta né sulle varie testate giornalistiche. Questa è correttezza politica, io non sono andata prima sulla Gazzetta e poi su RTA e poi ho parlato a voi. Io prima ho parlato a voi in Consiglio Comunale e poi sono andata pubblicamente. Mi ho permesso di dire la risposta che la daremo, credo che questo sia la sede giusta per dare la risposta. Adesso no, se io chiedo risposta scritta va notificata a me, non mi va letta, mi va notificata. Altra cosa, secondo me dovete darvi una letta a qualche regolamento, perché quando lei dichiara, sindaco, che l'atto del segretario, cioè in quale organo non competente a nominare le PO, sta dichiarando il falso, perché con l'atto numero 41 del 13 aprile 2019 questo l'ex consiglio comunale di cui io ero sindaco come giunta approva un regolamento comunale in cui identifica nel segretario comunale la persona che può nominare le PO, che deve nominare e revocare le PO. E io non ho mai detto che quello che avete fatto voi a gennaio è illegale. Non l'ho mai detto, perché potete scrivere, quello che ho scritto è depositato agli atti, quello che ho detto è stato registrato. Io non ho mai detto che è illegale, ho detto che la sequenza dei fatti è anomala. Punto, che è un'altra cosa. Comunque andatevi a vedere questo regolamento e rispondo anche all'assessore Meliciani. Era proprio il nuovo contratto del CCNL del 2016-2018 che prevedeva che entro il 20 maggio 2019 si andasse ad adeguare i nuovi contratti, questo era, le nuove normative sindacali, ed è quello che abbiamo fatto, e caro sindaco, lei era in minoranza. Noi abbiamo nominato con il regolamento, perché dovevamo adeguarci alla legge, il segretario come organo per nominare le PO ed eravamo obbligati a nominare dei responsabili in quanto la nostra amministrazione finiva. Per questo è stato nominato il responsabile dell'ufficio tecnico ed è stato nominato il responsabile dell'area affari generali. Noi non abbiamo fatto niente contro la legge, differenza di quello che avete dichiarato, perché l'ha dichiarato anche prima nella sua lettura che l'organo... Ha usato le parole illegali. Beh, ha detto che non era corretto. Si figure, ma no, ha detto che non era corretto. Quello che l'accusa che ho fatto io l'altra volta, io non ho accusato con mie parole, ho riportato dei fatti dove c'è una segnalazione del segretario comunale alla Procura della Repubblica. Questo è. Se voi pensate che quello che sto dicendo è violazione della privacy, mi potete denunciare.
ripeto, questi sono i fatti, non me li sono inventati, non c'ho, ho le mie conclusioni, le ho tratte alla fine, quello che è scritto nel documento sono fatti riportati. Comunque, seriamente, andate a vedervi il regolamento atto numero 41 del 13 aprile del 2019 perché è ancora vigente. Tutto qua. Io non ho, nella sua competenza d'architetto ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Però, caro assessore, se lei voleva fare il responsabile dell'ufficio tecnico, poteva entrare come responsabile dell'ufficio tecnico, non come assessore. Perché tutto quello che mi ha detto lei mi va benissimo, assessore, dal punto di vista d'architetto. In quanto assessore ha completamente degli altri ruoli e delle altre competenze che deve acquisire stando qua dentro, perché le competenze sulla burocrazia pubblica, almeno che lei non ha lavorato in enti pubblici, la si acquisisce facendola, come l'abbiamo acquisita tutti. Cioè, solamente questo. Poi per il resto io non... Allora, poi scriverò, sembra... scusami, scriverò tutto, poi... Ok, la mandi di sì, sì. Mi sembra di aver rispettato perché noi fino a fine anno abbiamo mantenuto le nomine che aveva fatto lei. Per l'amor di Dio. Non siamo intervenuti. Di fatto, però, quell'atto numero 41 avrebbe avuto un significato se lei fosse rimasta ad amministrare questo comune. Nel momento in cui la legge dice che le nomine sono a carico del sindaco, il segretario non si sarebbe dovuto permettere a fine anno, a mia insaputa, di fare delle nomine di 3 anni che andavano a incidere per 3 anni sul bilancio della nostra amministrazione. No, sindaco, è falso quello che sta dicendo. Questo regolamento è vigente, se vuole chiamiamo i sindacati, è vigente tuttora perché per poter cambiare il regolamento vanno stabiliti nuovi criteri che vanno stabiliti insieme alle... assolutamente sì, vanno stabiliti insieme ai sindacati. Se volete chiamare il segretario, gentilmente. Ho fatto una verifica lì. A lei può fare tutte le verifiche che vuole, io dichiaro che è falso quello che sta dicendo. Lì c'è una delibera 41 che prevedeva la possibilità al segretario comunale di parlare circa la nomina delle posizioni organizzative. Abbiamo poi lo statuto del comune che precisa che le PO devono essere conferite dal sindaco e un regolamento di giustizia dei servizi in cui si precisa che devono essere conferite dal sindaco. Comunque l'atto 41 che il segretario comunale aveva conferito la titolarità di posizioni organizzative, come ribadito anche dallo stesso segretario, è stato conferito salvo diversa scelta dell'amministrazione. Assolutamente, però è un regolamento vigente. Era un regolamento valido. Quando mi viene dichiarato che quello che è stato fatto dal segretario all'epoca è stato scorretto, cioè non è stato corretto addirittura nelle mie nomine, sta dicendo il falso. Non ha detto queste cose? No, no, beh, l'ha scritto sulla Gazzetta, ce l'ho qua. Quello che ha scritto sulla Gazzetta è sono le sue dichiarazioni. Certo. Le ha anche dichiarate lì, le ha appena detto anche a me. Ma sta di fatto che... Ma io non ho detto che è legittimo quello che ha fatto. Di conseguenza, io come ho detto prima, è un atto dubbio. E come tale mi sono permesso di fare le mie nomine. Perché non esiste una revoca di un atto che non ha un valore. Ma se lei mi dice che quello che ho detto io non è vero, io le sto dicendo che quello che ho detto è molto vero. Io non ho detto che lei... Ma lo statuto del comune contraddice quello che sta dicendo, mi scusi. Ma se lo statuto del comune contraddice che cosa? C'è un regolamento dove che dice che il segretario è la figura che nomina le PO, l'amministrazione comunale può nominare, l'amministrazione comunale può fare scelte diverse. Io non ho detto che è l'elettrica. Nel senso, qui stiamo parlando sempre di persone, quindi non c'è, diciamo, la persona che ha fatto la nomina, quindi il segretario titolare. Io ricordo semplicemente la cronologia degli atti. Partiamo dalla delibera 41 con cui è stata conferita al segretario comunale la delega previa trattativa con le organizzazioni sindacali per la nomina dei titolari di posizione amministrativa. Il segretario ha rinnovato le nomine per anni 3 con la clausola salvo diversa scelta amministrativa. Certo, però è legale quello che ha fatto. Ha seguito, voglio dire, la delibera. Questo dopodiché, voglio dire, l'amministrazione ha legittimamente provveduto ad assegnare le PO ai nuovi responsabili.
Sì, ma io non ho mai detto che è legittimo, eh? No, 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 ma io ho detto che il segretario ha fatto quello che doveva fare. Se lui ha fatto una cosa legittima, non vedo il motivo di... No, io quello che ho detto... No, no, sindaco, io quello che ho detto l'altra volta è ancora agli atti. Ho detto che la sequenza dei fatti per me è anomala e scorretta. Lei ha anche, detto, lei ha anche detto che noi abbiamo revocato le nomine per vendetta. No, io non ho mai usato la parola vendetta. La parola vendetta dalla mia bocca non è mai uscita, grazie a Dio ci sono i video. Non lo sono stato io. Sì, chiedo scusa, è uscita questa cosa. Beh, ma non sono stata io. Grazie a te, mi sono sbagliata in capo. No, grazie delle... Grazie delle... Sì, chiedo scusa, grazie dell'intervento. Comunque... Questo lo posso parlare? Può parlare? Sì, sì, certo.